Ciao, io sono Giovanni Aggiustatutto e su questo canale faccio progetti di elettronica di ogni tipo, come un robot per fare delle riprese video o un sistema per aprire il cancello con il cellulare. Oggi costruiamo un enorme pannello LED da quasi 100 watt. Infatti, finora per illuminare il banco dove registro questi video avevo usato un faretto economico trovato al brico. Il problema di questa luce è che era molto dura e faceva ombre molto nette, che spesso in video sono fastidiose. Con il nuovo pannello LED invece ho un'illuminazione perfettamente uniforme, di un bianco puro e molto diffusa. Una luce così è davvero ottima sia per chi realizza dei video e sia per chi vuole avere una buona luce sulla propria scrivania. Sicuramente il design è un po' particolare, ma a me piace abbastanza. Ma ora iniziamo! Per fare questo pannello LED userò una striscia LED di 5 metri. Di strisce LED ce ne sono veramente di tantissimi tipi, da quelle più economiche a quelle di qualità più alta. Questa in particolare è una striscia di LED 5630 di colore bianco naturale. La cosa più importante è che ha un indice di resa cromatica, o CRI, di 90. Questo significa che i LED emettono una luce di un colore molto vicino al bianco. Con l'indice di resa cromatica si potrebbe andare anche oltre, con 95 o 97, ma in quel caso il prezzo salirebbe molto. Questa striscia LED che ho usato costa circa 30 euro. La striscia LED funziona 12 volt, quindi ci serve un alimentatore. In questo caso ho trovato un alimentatore da 12 volt e 8,5 ampere. Ho collegato un cavo con una spina ai morsetti per la 230 volt dell'alimentatore e ho protetto il collegamento con del nastro isolante. All'uscita dell'alimentatore ho collegato il negativo e il positivo della striscia LED. Ho attaccato la spina e i LED si sono accesi. Dopo pochi minuti mi sono accorto di un problema. I LED di questo tipo sono molto luminosi e di conseguenza scaldano molto. Quindi li ho subito spenti, ma per quando li monteremo devo ricordarmi che vanno messi su una superficie che possa dissipare il calore. A questo punto dovevo pensare alla struttura del pannello LED. Per capire come disporre la striscia LED l'ho fissata con dello scotch su un pezzo di cartone. Ho appeso il cartone al soffitto e già così i LED fanno una luce veramente bella. Da questo test ho ricavato la struttura della lampada, che sarà fatta da 4 pezzi di 125 cm di striscia LED, montati su dei profili di alluminio. Fin qui sembrava tutto semplice, quindi sono andato al Tecnomat e ho comprato 4 profili di alluminio a W o a E in base a come li guardiamo. Ho tagliato i profili di alluminio a 129 cm. Poi ho tagliato la striscia LED in 4 pezzi da 1,25 m, stando attento a tagliare lungo le linee segnate. Per collegare i pezzi di striscia LED ho tagliato dei pezzi di cavo da 0,5 mm quadrati. Ho saldato i cavi ai contatti positivo e negativo dei 4 pezzi di striscia LED. Ciascuna delle 4 strisce LED avrà la possibilità di regolare la luminosità indipendentemente dalle altre, e per farlo userò questi piccoli regolatori PWM. Ogni scheda ha 2 morsetti per l'ingresso a cui collegare l'alimentatore e 2 morsetti per l'uscita a cui vanno collegati i LED. Con il potenziometro posso regolare la luminosità dei LED o spegnerli completamente. A questo punto possiamo mettere le strisce LED sui profili di alluminio. Ho iniziato a 2 cm dalla fine del profilo di alluminio e ho incollato i LED con il loro biadesivo.
Per tenere i LED centrati sul profilo di alluminio mi sono inventato un piccolo attrezzo da stampare in 3D, di cui vi ho già parlato in un breve video settimana scorsa. Questo attrezzo ha reso il lavoro molto più semplice e mi ha permesso di incollare tutti i LED perfettamente in pochi minuti. Nel frattempo ho stampato in 3D questi tre pezzi, che servono sia per montare il dimmer dei LED che per unire le quattro strisce LED tra loro. Questi pezzi si infilano alle estremità del profilo di alluminio e prima di incollare i LED avevo fatto un foro per fissarli. Il pezzo su cui verrà montato il dimmer ha uno spazio da cui far passare i cavi dei LED, in modo da tenerli completamente nascosti. Ho fissato questo pezzo al profilo di alluminio con una vite M4 e un dado. Per l'altra estremità ho fatto un pezzo simile, che ha all'interno uno spazio esagonale per infilare una vite M6. Questa vite servirà per appendere la lampada, ma di questo parleremo dopo. Ho infilato anche questo pezzo sul profilo di alluminio. Ogni lampada avrà un connettore a due pin per collegare l'alimentatore. Ho collegato il connettore all'ingresso del dimmer. Al posto di usare i morsetti ho saldato direttamente i fili sotto alla scheda, perché questi piccoli morsetti sono spesso di bassa qualità e non tengono bene. All'uscita del regolatore PWM ho collegato positivo e negativo della striscia LED. Poi ho preso questa scatolina, sempre stampata in 3D, che ha sopra un foro esagonale, in cui ho messo un'altra vite M6, che servirà poi ad appendere la lampada. Ho messo il dimmer al suo posto facendo uscire il potenziometro dal foro. Come al solito sono distratto e ho dimenticato di far passare i fili del connettore dal foro, quindi per poterlo montare ho dovuto rifare le saldature. Ora che ho finito i collegamenti, ho messo la scatola con dentro la scheda sul pezzo che avevo messo alla fine del profilo di alluminio e ho chiuso il tutto con due viti M4. Dopo qualche giorno di lavoro ho finito anche le altre tre lampade, quindi possiamo pensare a come montare le quattro strisce LED al soffitto. Avendo usato dei profili di alluminio da 2 metri, mi rimanevano dei pezzi da 70 cm. La mia idea è di usare questi pezzi per unire tra loro le quattro strisce LED usando quelle viti che avevo messo prima. Per prima cosa ho tagliato due pezzi di profilo di alluminio da 55 cm. Poi ho fatto dei fori da 6 mm ogni 5 cm sui profili di alluminio. Facendo i fori al centro mi sono subito accorto che il pezzo centrale del profilo di alluminio si piegava. Quindi ho tagliato due pezzi di compensato da mettere nel profilo di alluminio, con cui i fori sono venuti veramente bene, anche se fare 22 fori è comunque abbastanza noioso. Ho infilato le viti delle quattro lampade nei fori del profilo di alluminio. Per stringere le viti ho stampato in 3D delle bellissime manopole in cui infilare un dado. Avendo fatto tanti fori, posso scegliere come mettere le quattro strisce LED per avere la migliore illuminazione possibile. A questo punto però dobbiamo collegare i LED all'alimentatore. Quindi ho tagliato quattro pezzi di cavo a due poli, a cui ho saldato dei connettori da collegare le lampade.
Per collegare l'alimentatore alla 230 V userò un connettore a 3 pin come quelli dei computer. Come sempre, quando facciamo i collegamenti con la 230 V dobbiamo fare molta attenzione, perché può essere molto pericoloso. Per proteggere i collegamenti dell'alimentatore ho stampato in 3D questo pezzo, con una staffa per montare l'alimentatore sui profili di alluminio. Ho montato il connettore della 230 V e ho collegato fase, neutro e terra all'alimentatore. Poi ho collegato i 4 cavi che andranno ai LED ai morsetti di positivo e negativo dell'alimentatore. Ho messo il pezzo stampato in 3D sull'alimentatore e l'ho fissato con due viti M3, sfruttando i fori che già c'erano nella struttura dell'alimentatore. Ho montato anche l'alimentatore sui profili di alluminio e l'ho fermato con un'altra manopola stampata in 3D. Il fissaggio dell'alimentatore va sicuramente migliorato, perché il peso è sbilanciato e rischia di torcere il profilo di alluminio. Ho attaccato la spina dell'alimentatore e ho acceso le 4 lampade. Stranamente ha funzionato tutto, quindi possiamo montare tutta la struttura sopra il banco da lavoro. Questa stanza ha il soffitto di legno obliquo, quindi ho appeso la lampada con dei cavetti d'acciaio fatti passare in dei fori che avevo fatto prima nei profili di alluminio. Qui l'alimentazione della lampada è collegata direttamente a un relè smart Shelly, che fa parte dell'impianto elettrico del banco. In questo modo potrò controllare la lampada con la domotica. La luce è veramente perfetta per questo spazio, e ora vedete la differenza tra il faretto che c'era prima e la lampada che abbiamo appena costruito, che ha una luce molto più diffusa. E quindi spero che anche questo video vi sia piaciuto. E se anche voi volete costruire questa lampada, trovate i file da stampare in 3D qui sotto in descrizione. Se volete vedere altri video di elettronica come questo, iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo al prossimo video con un nuovo progetto.